L'infortunio, dicevamo prima, insomma, è una pagina che uno vuole dimenticare, però di solito in questi casi si dice che serve anche a crescere. Tu sei un giovane, così insomma hai davanti la possibilità di crescere ulteriormente dopo aver già patito una problematica di questo tipo. Cosa ripensi di quei giorni? Come erano andate le cose? Ma è stato un anno e mezzo molto duro, però mi ha aiutato molto a crescere come uomo. E in quel tempo dove ero fuori dal campo ho avuto motivo di riflettere molto, e per cui ogni tanto è bene fermarsi e pensare a cosa si sta facendo e a quello che si vuole veramente. Io ho capito che quello che volevo era uscire da questo infortunio, continuare il mio sogno, per cui sono ancora più forte di prima. E adesso vedo e devo ringraziare molto la mia famiglia, perché mi ha aiutato anche, ha investito su di me, ma per la mia felicità, per continuare il mio sogno. E tra l'altro sei anche uno sportivo un po' a tutti gli effetti, se non sbaglio sei campione assieme a tuo fratello di beach volley, o mi hanno raccontato. Sì, no, mio fratello ha vinto 3 volte il campionato italiano, io sono arrivato solo quinto. Ah, tu solo quinto? Sì, però perché mi sono allenato di meno. Ah, ti sei allenato di meno. Insomma. Ma e serve anche per fare il portiere, magari, no? Secondo me serve molto. Io ho fatto 7 anni di pallavolo e sono serviti tantissimo, perché ti abitua a prendere i tempi della palla, ti abitua per tante cose, i riflessi, ti allena tutto. E tornando invece al discorso del mondo poco conosciuto della Lega Pro, soprattutto di seconda divisione, dicevi prima, insomma, gli stipendi sono un po' differenti rispetto alla Serie A, ma trovi che la Lega Pro abbia fatto un po' di tutto per favorire voi giovani, anche così, insomma, ponendo qualche paletto alle società da dover rispettare? Come si trova un giovane in queste serie minori? Ma diciamo che ci sono, in ogni formazione ci sono quasi sempre tre giovani dal 91 in giù, io sono uno di questi nella mia squadra, perché così le società hanno l'opportunità di ricevere i contributi dalla Lega per chi fa giocare i giovani. Non tutte le società lo rispettano, perché non tutte evidentemente hanno bisogno di soldi. Però è un grosso aiuto sia alle società, perché possono usufruire di questi contributi per andare avanti, sia ai giovani, che hanno la possibilità di mettersi in luce, e molti di questi meritano di giocare nonostante ci sia l'obbligo di farli giocare per ricevere i contributi. E la maglia azzurra? Ma quest'anno m'hanno selezionato con la nazionale di Lega Pro, con la selezione del mio girone. Adesso ci saranno altre selezioni, altre convocazioni, e spero di aver fatto buona impressione e che mi possano richiamare. Insomma, allora chi dice che dal vivaio del Parma non vengono più fuori i giocatori parmigiani si sta un po' sbagliando. Speriamo, finora sono all'inizio, speriamo nel giro di qualche anno di scalare tutte le categorie.